Pasquale Mercurio, ecco, una situazione un po' critica quella del centro dialisi di Taurianova, dove oggi due sanitari sono stati sospesi perché non hanno il vaccino. Ecco, ancora carenza di personale all'interno di una struttura che voi ne avete bisogno. Questo discorso dei vaccini io l'avevo sottolineato anche in un'intervista con questo emittente già 15 giorni fa. Gliel'avevo fatto presente anche ai medici del reparto dal mese di giugno, però nessuno ha voluto prendere dei provvedimenti in merito perché pensavano che sempre le cose all'italiana si rimanda senza arrivare ad un punto. Invece stavolta col decreto che hanno pubblicato nei giorni scorsi, dove è impedito fisicamente ad avvicinare un paziente ad un sanitario se non ha la dovuta vaccinazione. Questo era lampante il discorso. Io non capisco come mai dei sanitari che si professano tali ancora non hanno capito che l'unico scudo che abbiamo nei confronti di questo maledetto male sono i vaccini. Io mi sono vaccinato perché dentro il reparto di Taurianova sono stato infettato il 26 dicembre di quest'anno e mi sono fatto due mesi in isolamento totale. E a me questo isolamento è costato particolarmente gravoso, perché io ho mia moglie che è un medico e qua a Palmi ha 1600 mutuati. Quindi capite in che situazione si viene a trovare una persona. Ecco, oggi riporta la Gazzetta del Sud, riporta una notizia sempre all'interno di questo presidio ospedaliero, diciamo, reparto, sì. Che è successo qualcosa. Ecco. Che è successo che questi due sono stati sospesi, che io già avevo fatto i nomi al primario mesi scorsi. E ora non sono stati sospesi al momento dalla presenza, perché fino ad ora erano venuti con i tamponi. Ora con l'ultimo decreto non è più possibile fare questo, quindi o hai il vaccino o rimani a casa. Al momento loro hanno preferito rimanere a casa. Io non ce l'ho con loro o con gli altri infermieri, che sono delle persone squisite che ci hanno aiutato in tutti i modi, perché come sono stato infettato io in quel reparto sono stati infettati anche sei infermieri e un medico. Quindi è una cosa che è la stupidità umana. Se tu sei in un reparto di persone altamente a rischio, non puoi scherzare con la vita degli altri. Anche perché nei giorni scorsi una dializzata del nostro reparto è stata ricoverata a Reggio ed è venuta a mancare. Una signora, non faccio nome perché non è giusto. Ora, la cosa più grave è che me lo dicevano oggi pomeriggio, che ho chiamato lì a Taurianova per sapere com'era la situazione dei turni, delle cose, perché io ancora sono in carica come presidente dell'associazione dei emodializzati di Taurianova. Quindi anche se mi sono dovuto spostare per una questione di ambientale, diciamo, senza entrare nei particolari, e sono venuto qua a Palme, però il mio cuore è sempre a Taurianova. Io sono nato, cresciuto, ho fatto la prima dialisi a Taurianova come l'aveva fatto mio padre. Quello che sono venuto a conoscenza è che dentro l'ufficio degli infermieri hanno trovato un registratore ambientale. Cioè qualcuno stava sorvegliando quello che si diceva all'interno degli uffici del centro di Alzi. Questo registratore è stato consegnato dall'infermiere che l'ha trovato alla caposala. La caposala l'ha consegnato poi al responsabile medico. Spero. Sì, questo non è stato ancora denunciato? Non lo so, perché io ho fatto dialisi qua a Palmi, quindi non so quello che succede a Torino. Spero che questa volta si decidano a fare un punto di forza
e avvisare le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, perché non se ne può più di questa situazione.